Buon pomeriggio a tutti, siamo a Rimini per la rassegna delle nazionali di pallavolo finali con un giocatore che vi presenterò, ma penso che ormai sapete già chi è, signor Sala. Ciao. Molto piacere, grazie per l'intervista, grazie per essere qui, quindi insomma sono io a ringraziare voi. Senti, raccontaci un po' il tuo arrivo. Il mio arrivo in WISP è merito della mia moglie, perché quando ho finito la carriera di Serie A, poi mi è stata a fermare, ho conosciuto lei che già giocava in una squadra di misto, i Barbagliocchi appunto, che siamo noi, e giusto per stare in movimento ho iniziato con loro, ho trovato delle squadre molto forti, dove giocano una pallavolo molto interessante, e quindi ho detto ma perché no, una volta alla settimana va più che bene. Il misto ci ha aiutato comunque a fare attività insieme, quindi la nostra serata libera dai nostri figli è andare in palestra. Sì. E senti, la tua esperienza chiaramente nazionale ci ha portato grande vitalità, grande, insomma, avevamo a che fare con veramente con un bel centrale esagerato. E, presumo che tu adesso ti faccia un po' di centrale. No, assolutamente no, infatti è per questo che sono un gioco molto vogliettevo nel misto, perché non faccio più quel ruolo. Al centro si gioca poco nel misto, anzi è uno sport completamente nuovo, si gioca sempre a pallavolo, ma avendo tre uomini e tre donne ci sono delle dinamiche completamente nuove. Io consiglio a tutti perché è veramente molto accattivante. Perché dà possibilità alla rete un pochettino più bassa di scoprire nuovi talenti, che purtroppo la pallavolo è uno sport molto selettivo, no? Perché la rete adesso è altissima e quindi bisogna avere delle doti fisiche veramente importanti per poter provare a giocare a altissimi livelli. Un misto invece con una rete più bassa può dare delle possibilità a giocatori molto forti, come ci sono stati in questi tornei, di giocare un campionato di altissimo livello. In effetti poi se hai aiutato ci sono veramente giocatori che, cioè, magari non ti immagini neanche, ma hanno veramente delle buone qualità. Ci sono giocatori che sicuramente in categoria non potrebbero fare delle finali nazionali, delle finali scudetto, delle Coppa Italia. E invece qua si tolgono soddisfazioni, giocano, ti mettono in difficoltà ed è bello. Noi siamo felici che tu sia approdato qua alla vista, ti ringrazio di cuore e che dire, al prossimo anno. Al prossimo anno, grazie a voi dell'invito e ci vediamo presto. Ciao a tutti. Ciao.